L'Auto Club Luigi Fagioli di Osimo domenica scorsa, 8 dicembre, ha festeggiato con grande stile il 30° anniversario della fondazione e non poteva essere altrimenti visto il ruolo che riveste nel panorama marchigiano e nazionale. La giornata è iniziata nella sala convegni dell'Hotel Monteconero, dove era stata allestita dal direttivo del club un'interessante mostra fotografica sulla carriera automobilistica del grande campione osimano Luigi Fagioli. Presenti il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, il presidente nazionale ASI Alberto Scuro, l'autore del libro su Fagioli Giuseppe Prisco e il socio fondatore, nonché primo presidente del sodalizio, Franco Morichi. Numerosi club marchigiani presenti, dal CAME di Recanati, CAMSA di Ancona, CIMAI di Iesi, CASPIM di Ascoli Piceno, Campe di Porto San Giorgio, la Manovella del Fermano e dall'Umbria i club amici ASA Assisi e il club Gubbio Motori. Una giornata che ha visto anche un momento conviviale, al termine del quale sono stati consegnati alcuni riconoscimenti. La soddisfazione del presidente dell'Autoclub Fagioli, Sandro Freddo. Oggi festeggiamo questo importante anniversario e l'abbiamo dedicato anche a Luigi Fagioli, quindi abbiamo organizzato una mostra su Luigi, sulla sua carriera automobilistica. Oggi ovviamente abbiamo ospiti importanti come il presidente dell'ASI Alberto Scuro, il primo presidente dell'Autoclub Luigi Fagioli, il dottor Franco Morichi, e l'autore del libro su Fagioli, Giuseppe Prisco. Numerosi club marchigiani presenti, ma soprattutto i soci, sono la forza del vostro club che negli anni è cresciuto tantissimo, organizzando anche numerosissime manifestazioni di livello. Sì, oggi abbiamo molti ospiti, diciamo, con i presidenti di club vicini e i soci che fanno da cornice alla nostra bella manifestazione. Ovviamente con i club abbiamo anche un rapporto di collaborazione, ad esempio con il Grand Tour delle Marche, con il CASPIM di Ascoli Piceno, con il club di Porto San Giorgio, con il CIMAI di Iesi. Ogni anno facciamo il Grand Tour delle Marche, organizziamo questa bella manifestazione che ci ha dato anche delle belle soddisfazioni come delle manovelle d'oro e premi speciali. Voi mettete tanta passione nell'organizzare manifestazioni, penso al raduno tra i colli marchigiani, ma anche novità, cercate di portare delle novità in questo ambiente come Donna Sprint al volante. Sì, nel 2018 abbiamo pensato di fare questa iniziativa per quanto riguarda far partecipare di più le donne, diciamo, essere più protagoniste nelle manifestazioni. C'è stato un bel riscontro perché alla partenza avevamo 30 donne al volante, anche su quella manifestazione abbiamo vinto un premio speciale dalla parte dell'ASI, quindi è stato un successo. Presidente, 30 anni sono un traguardo importante, ma cosa c'è nel futuro dell'Autoclub Luigi Fagioli di Osimo? Stiamo pensando di portare le Mille Miglia ad Osimo, ci stiamo lavorando sopra, ovviamente poi vorremmo fare una mostra su Luigi Fagioli, ma molto più ampia, e avere cimeli di Luigi Fagioli. Dobbiamo raggruppare un attimino gli appassionati di Osimo che hanno comunque sicuramente qualcuno, chi un trofeo, chi una coppa, chi magari qualcos'altro, foto, e poter fare una mostra veramente di eccellenza. L'altra idea è quella di riportare la Coppa Fagioli ad Osimo, Coppa Fagioli storica che è stata interrotta nel 1966. Il presidente Sandro Freddo, dopo aver dato il benvenuto e ringraziato tutti i presenti, ha passato la parola a Franco Morichi, che ha ringraziato con molto orgoglio il presidente e il direttivo per aver proseguito l'attività dell'Autoclub con numerosi successi, arrivando soprattutto ad un traguardo importante come il trentennale. È stato un gruppo di amici che è nato tutto attraverso l'amore dell'automobilismo. Non si poteva fare le corse con le macchine per tutta una serie di motivi, poi, e allora abbiamo detto facciamo qualche cosa per le auto storiche. Abbiamo cominciato con i soliti, il meccanico, il carrozziere, amici vari, uno che faceva dei grandi modelli, modellista bravissimo, un certo Marchegiani,
Tommaso, che faceva dei modellini che, tuttora splendidi. E allora abbiamo detto facciamo un autoclub. Io c'avevo un amico notaio, il notaio Salvatore, che anche lui era un grande appassionato di automobilismo, e quindi abbiamo detto facciamo. Una sera ci siamo riuniti, chiamato il notaio, la pizzeria Giardino, e abbiamo fatto questo club. Poi dopo, per varie vicissitudini, io ero molto impegnato nel lavoro, io mi sono ritirato in buon ordine, rimanendo sempre socio della non ho mai abbandonato questo club, e quindi adesso mi ha fatto molto piacere che Sandro si è ricordato, a cui ho passato il testimone, che si è ricordato di me, e sono venuto molto volentieri. Non sono mancati i complimenti del sindaco, che ha ringraziato vivamente il presidente per le bellissime iniziative che ogni anno l'autoclub organizza nella città di Osimo, in ricordo del pilota Luigi Fagioli. Oggi è una gran bella giornata per l'autoclub Luigi Fagioli, che compie 30 anni. Non poteva mancare la presenza e il sostegno dell'amministrazione comunale. L'autoclub Luigi Fagioli non solo porta in alto il nome della nostra città in giro per l'Italia, ma il nome di Luigi Fagioli porta in giro il nome di Osimo nel mondo. E allora sostenere una realtà associativa come questa significa sostenere la promozione di Osimo e del nostro territorio. Li ringrazio a nome di tutta la città, perché da 30 anni organizzano diverse iniziative di caratura nazionale e internazionale ad Osimo, e quando vanno fuori Osimo portano il nostro nome e non le nostre brochure. Allora questo binomio sport e turismo significa promuovere il territorio. Non a caso nei nostri primi 5 anni di amministrazione i numeri del turismo ci danno ragione. Siamo passati da 8.000 turisti a quest'anno, nel 2019, nel primo anno del secondo mandato, a quasi 30.000 visitatori ad Osimo. Una quota parte di questi è anche grazie alle iniziative che organizza l'autoclub Luigi Fagioli. Grazie veramente di cuore. Il presidente nazionale ASI ha apprezzato molto la mostra fotografica sul pilota e l'interessante convegno nel quale l'autore Prisco ha catturato l'attenzione dei presenti per circa un'ora, narrando la carriera del pilota, facendo scorrere sullo schermo 150 foto di gare e raccontando alcuni aneddoti del campione. Giuseppe Prisco, autore del libro Luigi Fagioli, il pilota che non disse mai basta. Perché questo sottotitolo? Fagioli non disse mai basta, in realtà, perché iniziò a correre nel 1925 in auto, nel 1923 in moto. Nel 25 in auto andò avanti nella sua carriera fino al 1937, e quindi dal 25-37 sono 12 anni, ma 12 anni di quell'epoca erano anni pesanti, per capirci. I rischi sono tantissimi, quindi avrebbe avuto già vinto tantissimo, avrebbe avuto già modo di poter dire smetto, ovviamente, però finita la guerra non ce la fece e tornò di nuovo in pista. Tornò in pista e dal 1949, diciamo dal 49 considerato il suo rientro in pista, fino al 1952, per 3 anni, visse sportivamente una seconda giovinezza. Poi purtroppo, come accade, Fagioli se n'è andato. Che pilota era e che uomo era? Qui tra l'altro ha lasciato nelle Marche dei ricordi straordinari, un grande legame, un autoclub che porta il suo nome e che festeggia i 30 anni di storia. Ma Luigi Fagioli purtroppo ha avuto la sfortuna di vivere in un'epoca in cui è stato costretto, per motivi qualche volta di scelte anche personali probabilmente, ma anche contingenti rispetto a quello che erano gli sviluppi diciamo dello sport motoristico di allora, di dover cambiare tra virgolette casacca. Casacca vuol dire aver lasciato la Ferrari, perché ha avuto la fortuna, sfortuna, forse l'opportunità di correre per Ferrari, però per motivi di opportunità, o perché il mondo doveva andare in quel modo, ha lasciato la Ferrari e è andata a correre per una casa tedesca. Questo era il 1934. Sono anni in cui tutti sappiamo cosa accadde da un punto di vista politico, che poi ha influito sul discorso dello sport motoristico, dal 34 al 37, cosa
volesse dire lo sport. Quindi Fagioli ha vinto con una macchina tedesca in Germania e ha vinto con una macchina tedesca in Italia. Quindi sia in Germania sia in Italia i giornali dell'epoca, basta guardarli per leggere i titoli, non hanno mai avuto l'enfasi che le stesse vittorie fatte da Nuvolari hanno avuto, insomma, quindi ha un pochino cambiato, ma senza nulla togliere, per carità, a Nuvolari. Però sarebbe bene dare, secondo me, merito anche a Fagioli, tutto sommato, perché se poi domani andassimo a vedere, per esempio, i premi vinti da un punto di vista economico dagli anni 30 al 35, vediamo che Fagioli si colloca, facendo confronto tra Borzacchini, Nuvolari, Campari, Varzi e Fagioli, Nuvolari e Fagioli si collocano lì economicamente rispetto alle vittorie. Quindi vuol dire che Nuvolari era lì e Fagioli era là, non erano molto distanti. Comunque. Come è stato costruito e pensato questo libro? No? Sono tante pagine e ci sono anche tante fotografie. Ma il libro è stato costruito da un punto di vista di una buona ricerca, senza darmi dei vanti o dar dei vanti a nessuno che mi ha dato una mano per poterlo realizzare. È stato fatto solamente per rispondere a quella premessa di prima, che Fagioli non ha avuto la fortuna di essere ben valorizzato. Io spero che con questo volume abbia raggiunto questo obiettivo di averlo riportato un pochino al giusto livello. A fine convegno il presidente Asi ha voluto omaggiare l'autoclub federato consegnando una bellissima targa ricordo al presidente, il quale ha contraccambiato con il libro sul pilota e una stupenda riproduzione tridimensionale del marchio dell'autoclub. La stessa è stata consegnata anche a Prisco per la sua bella collaborazione. Al termine del conviviale nella sala pranzo, il presidente Sandro Freddo ha omaggiato tutti i presidenti di club ospiti e i soci presenti con una pergamena personalizzata, un piatto di deruta raffigurante il trentennale, un calendario raffigurante le auto guidate da Fagioli e inoltre un omaggio floreale a tutte le signore. Premiato anche il direttivo e i collaboratori per il prezioso impegno verso il club. Infine, un caloroso saluto a tutti i presenti, augurando loro e alle loro famiglie buone feste natalizie e un sereno 2020. Servono anche per ritrovarsi, per rivedere tutti, per stare insieme, e siamo sotto Natale, quindi anche per farsi gli auguri e anche per ringraziare chi a suo modo negli anni ha contribuito a far grande questo club. Sicuramente, io devo ringraziare l'amministrazione comunale, tutti quelli che hanno collaborato con noi, soprattutto il direttivo,
che mi segue e mi dà supporto. Senza di loro ovviamente non potrei andare avanti con queste manifestazioni, la soddisfazione è anche per loro ovviamente. Ringrazio e faccio gli auguri a tutti i collaboratori, a tutti i soci e a tutti quelli che ci sostengono.